Gabriele Strozza, 26 anni, artista in arte Strauss, ma oggi qua perché è spin doctor di Maurizio Rasero. Gabriele è stata la persona che ha seguito Maurizio Rasero durante la campagna elettorale, che l'ha portato alla rielezione delle elezioni che sono tenute il 12 giugno scorso. La prima domanda è questa: dal tuo punto di vista, che è sicuramente stato un punto di vista privilegiato, come puoi raccontare questa lunga campagna elettorale che si è appena conclusa? Intanto ci terrei a precisare che io ho svolto una parte fondamentale, quindi la comunicazione social, ma sono riuscito a vedere all'interno di un vaso molto spesso coperto, no? Dove la gente non vede. E una cosa che mi ha impressionato è stata l'organizzazione che aveva il team di Maurizio, quindi oltre a me c'erano tantissime altre persone che hanno lavorato e che hanno agevolato poi il mio lavoro, perché quando poi lavori in un contesto con professionisti all'interno, perché ho lavorato veramente con professionisti, diventa tutto più facile e più semplice da svolgere appunto il proprio lavoro. Alcuni dei tuoi video hanno fatto un po' discutere durante la campagna elettorale, uno su tutti quello sulla polemica riguardante il 118, dove si vede Rasero davanti alla sede della Croce Rossa con una tarantella di sottofondo. Belle ste scarpe, no, ma Crivelli, dimmi sinceramente, ma ci credi davvero le cose che hai detto sul 118, le cose che stai dicendo in campagna elettorale in questo periodo? Era una provocazione studiata, era una provocazione voluta? Per fare bene il lavoro bisogna conoscere la persona per la quale si fa il lavoro, quindi io prima di riuscire a fare una cosa del genere l'ho dovuto conoscere nei mesi, no? Perché sennò ogni persona è diversa, dei colori, delle sfumature, e quindi ogni candidato potenziale per la quale avrei potuto fare queste cose qua avrebbe avuto ovviamente un taglio diverso. Lui è molto scherzoso, anche se magari non so, per alcuni, chi lo conosce lo sa, chi non lo conosce lo vede molto serioso. Invece no, lui è una persona veramente con cui si ride 24 ore su 24 quando non è arrabbiato. E abbiamo deciso di fare questa cosa simpatica, poi sì, lui ha i suoi lampi di genio nel guardarsi le scarpe e nel rendere tutto un po', simpatico. Io poi dopo, in post-produzione, ho detto qua devo... è bello, ma devo dargli un risalto, devo farlo risaltare. E quindi niente, io l'ho fatto come gioco per divertimento. Onestamente sì, mi aspettavo che la gente si arrabbiasse, quindi se tu mi dici sarà voluta, ti dico sì, perché sennò... non l'avremmo fatto. Senti, secondo te, dal tuo punto di vista, cosa ha sbagliato Paolo Crivelli in questa campagna elettorale a livello di comunicazione? Ma ti dico, fondamentalmente Paolo Crivelli a me piace molto come persona, quindi questo ci tengo a dirlo, e a me spiace per la gente fondamentalmente della quale lui si è fidato, no? Perché in realtà ha sbagliato tutto, cioè non c'era un piano dietro, non c'era una logica. Io ti dico questa cosa qua con un aneddoto. Mi presentai il giorno della presentazione della sua candidatura, era 26-29 gennaio, una cosa del genere, al Circolo Nosenso. E io alla fine chiesi come loro potessero, pensare di battere un personaggio, un soggetto che era già forte di suo sui social, e facendo una digressione storica, quindi facendo un attimino di contestualizzazione, quindi anni 50-60, Eisenhower con la televisione su Stevenson. Stevenson lo accusò, non va bene, vinse Eisenhower, e anni dopo anche Stevenson. Obama con Facebook, non va bene, e vinse Obama. Trump con Twitter, non va bene, vinse Trump. Quindi io chiesi semplicemente: ragazzi, alla fine bisogna prendere i voti. Cioè, bella la persona, belle le idee, bello tutto, i voti vanno presi. E mi ritrovai un muro. Quindi invece di avere una risposta oggettiva, costruttiva, da dire: ah, guarda che mi sa che... sentiamo un attimino il ragazzino lì, perché secondo me... ho avuto un muro, ho avuto una difesa, e quindi fondamentalmente quel giorno lì ho capito che non avrebbero fatto fondamentalmente nulla. E poi si è visto infatti in campagna elettorale. Ti dico anche questa cosa qua: a un certo punto hanno copiato quello che facevamo noi. Questo vuol dire avere uno dietro che ragiona, perché ti assicuro che una persona competente non avrebbe mai fatto un video replica del nostro spot dove c'è Maurizio, dove c'è la città ripresa col drone. Quindi mi hanno insegnato che se, specie in comunicazione, se non sei geniale, artistico, non hai un po' di inventiva e stai dietro e copi, vince sempre chi inventa per primo. E quindi fondamentalmente non abbiamo inventato nulla, ma abbiamo scelto un taglio. Loro hanno seguito il nostro taglio, quindi di per sé quello porta a una sconfitta. Secondo te quel 50% che non ha votato era perché era impermeabile a qualsiasi tipo di comunicazione, perché non c'era un'offerta politica in grado di soddisfarlo? Questa è una domanda difficile. Allora, impermeabile niente, perché adesso ovvio che
se a me non piace la Nutella e mi esce la pubblicità, io non la comprerò comunque mai. Però adesso dire che il 50% della popolazione di Asti non ha interesse nella città in cui vive, quindi a votare un sindaco, no. Secondo me tanti erano comunque pro Maurizio e non sono andati a votare, ma avrebbero votato lui. Tanti altri che magari erano contro non hanno comunque ritenuto che dall'altra parte c'era un'offerta, diciamo, politica adeguata. E questa è la comunicazione. Quindi poi tensione, perché io ti potrei dire a queste persone: guardate che Paolo era una bravissima persona, un dottore, è andato in Africa, cioè avercene. Però la comunicazione serve a spiegare chi è. Se non lo spieghi e non arrivi, lui non arriva.